accogliente, ecco, diciamo così, non infastidisce, cioè gli sguardi ci devono essere. Poi bisogna da parte nostra, cioè noi persone con disabilità, avere uno sguardo accogliente, perché bisogna essere accogliente anche da parte nostra. Poi quando io mi arrabbio quando personalizzano le regole, divento una belva, perché io sono uomo delle istituzioni, se c'è una regola deve essere rispettata. Poi magari non la condivido fino in fondo, ma è una regola, una norma, e va rispettata. Ma se si personalizza la regola a seconda di un giorno o dell'altro, se sei disabile o non sei disabile, allora queste cose un pochino mi infastidiscono, a fronte anche di norme e di leggi che ci sono non a tutela delle persone con disabilità, ma a tutela del cittadino, fra cui anche persona con disabilità. Quindi, lo sapete, le persone più includenti quali sono? Cioè, nel senso che hanno proprio lo sguardo aperto, i bambini. I bambini sono stupendi, guardate, cioè che sono incuriositi, perché sono incuriositi, e paradossalmente a volte la mamma che tira indietro il bambino deve dire stai attento che... Ecco, forse partire, vediamo in questi giorni tante cronache, voi giornalisti poi le riportate, no? Manca la maestra di sostegno, non facciamo andare in gita con la bambina, perché... Ecco, sono cose che io quando le leggo mi feriscono, perché cioè, sono cose che dobbiamo domandarcele, ma è una questione proprio, cioè quello spirito, anche cioè, la solidarietà, quando io dico la solidarietà non deve essere una parola, la solidarietà si manifesta con i fatti, con le azioni, dalle piccole cose. Ecco, questa è la solidarietà. Se noi riuscissimo a avere, se posso, sono andato forse un po' lungo, però per agganciarmi a una questione di sguardi, vi racconto questa cosa che a me aveva, cioè, toccato tantissimo. Un mio amico, un mio collega, non italiano, belga, mi ha raccontato della nascita di della sua prima bambina. Lui non è cattolico, cioè non è credente. La gravidanza era andata bene. Aveva avuto problemi nell'ultimo mese, tra l'ottavo e il nono mese, e tanto che e c'è stato un anticipo del parto. Al momento del parto gli ostetrici dei comuni, comunicano che ci sono dei problemi per la bambina che non avevano evidenziato durante i mesi della gravidanza. Questa bambina nasce i medici mi dicono guarda che è una bimba che muore nelle primissime ore, se va bene può sopravvivere massimo qualche settimana, ma saranno settimane e giorni di gravi sofferenze per la bimba e gravi sofferenze per voi. E gli consigliarono di accompagnarla ad anticipare la morte, perché in quel paese, come sapete, anche per i neonati previsto, diciamo, l'accompagnamento anticipato. Loro immaginate una madre e un padre, però diciamo, vabbè, se è così, il padre medico anche lui, però dice prima la vogliamo vedere, perché l'avevano portata via subito al momento. E la questione dello sguardo, no? Lui mi disse, guarda, quando siamo andati, portati in patologia neonatale, no? Che abbiamo visto questa,
questo scriccioletto proprio, questa piccolina, con tutti i tubicini, però c'aveva una cuffiettina sulla testa. E disse in quel momento, sia io che mia moglie ci siamo guardati e abbiamo capito che non era quella la cosa, quello che ci avevano consigliato non era la cosa più giusta, perché in quel, lei, quella piccola, era nostra figlia in quel momento. Che sia stata un'ora, due ore, cinque giorni, dieci giorni, noi gli saremmo stati vicino, perché siamo i loro genitori, e avremmo condiviso con lei, perché in quel momento mi disse, che mi ha colpito tantissimo, in quel momento, sai, io avevo lo sguardo del genitore, cioè proprio lo sguardo, non avevo più lo sguardo del medico o lo sguardo di quanto mi aveva detto il mio collega ginecologo. Ecco, e poi paradossalmente, questo mi ha colpito tantissimo, e paradossalmente, vedete, quando vi dicevo prima, a volte la parola arrogante, la parola certa e tutto, questa bimba è vissuta fino a 10 anni, perché è vissuta fino a 12 anni, poi purtroppo è mancata, perché però lui ancora oggi mi dice che sono stati 12 anni più belli dal punto di vista dell'esistenza della loro vita familiare, poi hanno avuto anche due bambini, però un qualcosa di enormemente ricco. E le volte che ci si sente, me lo dice sempre, mi raccomando, cioè noi vogliamo, ciò che vogliamo vedere non è a volte quello che gli altri ci dipingono come ciò che vorremmo vedere. Ecco, questa è un po' la testimonianza di quello sguardo, no? Cioè noi vediamo ciò che vogliamo vedere.